GR24, il sole 24 ore. Chiesta una proroga per la cosiddetta tassa Airbnb, il primo appuntamento per le locazioni fatte a partire dal 1 giugno sarà al 17 luglio, lunedì prossimo, considerato che la data indicata del 16 cade di domenica. È il termine entro il quale vanno versate le imposte del mese precedente. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento che regola le modalità di comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21% che verrebbe trattenuta direttamente dagli intermediari. Ma per i tempi stretti la scadenza non sarà rispettata dalle piattaforme digitali come Airbnb e Booking, secondo Paolo Righi, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. La tassa Airbnb andrà a vuoto perché naturalmente tutti gli operatori, ad esempio sia Airbnb che anche gli agenti immobiliari, non avevano avuto il tempo di adottare le proprie strutture all'applicazione di questa norma. È singolare il fatto che l'Agenzia delle Entrate, nonostante noi avessimo chiesto una proroga di 90 giorni, emani questo provvedimento che lo rende applicativo dopo 3 giorni. Non è pronto nessuno, gli agenti immobiliari non hanno mai fatto i sostituti d'imposta, una cosa molto complicata e anche molto pericolosa, perché ci sono situazioni altissime. Quindi già da giugno gli agenti immobiliari non hanno incassato gli affitti per conto dei propri clienti, ma hanno semplicemente detto ai conduttori di versare il canone di locazione direttamente appunto ai locatori, in modo che non si spiegassero gli effetti della norma. Però le sanzioni rimangono, che cosa si rischia? Chi incassa gli affitti si rischia una multa da 200 a 2000 euro.